evidenziato sia nei prospetti sia nelle liste. Cioè abbiamo i cosiddetti costi variabili e i cosiddetti costi fissi, che hanno una loro dinamica indipendentemente da quello che sono le aspirazioni magari della indicazione della politica o quella che è la politica tributaria in generale. Ci sono questi costi che vanno coperti attraverso le tariffe. Quindi una volta individuati i costi bisogna ripartirli con le tariffe. Storicamente, anche se guardiamo questa attività del piano economico finanziario, si parla del 2013 con l'introduzione della TARES, poi sostituita dalla TARES. Il rifatto tra costi fissi e costi variabili poi va ad avere una sua dinamica nella. Di conseguenza, il valore delle tariffe comporta delle leggere variazioni. Ovviamente queste variazioni nel caso specifico sono rinvenibili nella quota variabile della TARES delle tariffe domestiche. In pratica, se vogliamo parlare di numeri concreti, una famiglia composta da 6 persone in più quest'anno avrà un aumento di ben 8 euro. Oh, c'è l'aumento, non dovete dire che la TARES è sempre stata la dinamica, purtroppo non dipende da questo. Allora, il vino invece ha una aspetto completo. Questo volevo la componente di famiglia per effetto della quota variabile avrà un aumento di 2. Ma se vogliamo vedere la dinamica, così come si è mossa gli anni scorsi, c'è stato sempre dal 2015 al 2016. C'è stato un fatto di questa natura in quanto variabile. Scusate, il problema che io sto ponendo non è se è giusto o meno aumentare. Io non sto ponendo questo, sto ponendo un altro problema, è che se il programma che gira è quello che la TARES è stata diminuita, praticamente chiariamo che invece non abbiamo mai detto che è stata diminuita, non è stata aumentata. E allora nel programma se lei non sente professoressa, le sta spiegando il dottore che è stata che se lei si va a vedere dal 2015 lei ha riportato nel suo intervento il 16, ora si vada a prendere il 15, dal 2015 al 2016 è stata, c'è una variabile fissa che viene aumentata. Ora il punto è, noi avremmo dovuto aumentare la tariffa, cosa che non abbiamo potuto. Non abbiamo, abbiamo scongiurato con la riduzione del costo del carro. Le faccio io una domanda. Da 15 anni la società partecipata è venuta in questo consiglio comunale solo per chiedere aumenti di capitale. Lei oggi sta votando in senso favorevole o contrario per una riduzione di una cosa, il canone che il comune di Casoria trasferisce alla società partecipata. Questo è quello che lei oggi deve discutere rispetto alla tariffa. Mi perdoni, io speravo di aver già chiarito il mio intervento, ma lei evidentemente non c'è peggio solo di rimuovere. Chico.
E cioè che? E cioè che? L'hanno detto i tuoi stessi consiglieri, devo fare nome e cognome. Ti devo fare nome e cognome dei tuoi consiglieri che dicono che sbandierano la Tari che si abbassa. Allora io non ti sto contestando il motivo per cui l'aumenti, ma perlomeno non sbandierate che la state abbassando. E l'avete fatto, e l'avete fatto. Sì, se lei ha sentito altre cose, io ho detto che non sentito qua. Allora, io qua, io le sto dicendo. Allora, mi perdoni, assessore, abituato ad altri sindaci. Allora, io le posso dire che le sto dicendo, noi non abbiamo aumentato o diminuito la tariffa. Abbiamo, perché le aggiungo un particolare, 1800 attività commerciali erano ancora caricate. Ripartizione della cartella sono state ripulite tutte quante quelle attività che o hanno chiuso in questi esercizi, e questo è un altro problema di cui ci dovremo preoccupare sempre come consiglio, perché c'è un problema legato, e qua di natura diversa, no? Legato a questo. L'anno scorso, per capirci, c'è stata una chiusura non di 1800 ma di una nutrita quantità di attività. E questo è il motivo per cui gliel'avete aumentata la Tari, perché l'avete aumentata la Tari ai commercianti, che l'avete aumentata, prima di chiedi la collaborazione per i commercianti, poi gliel'avete aumentata. Allora lasciamo finire.